Ciao bimbi, io sono Giuditta e oggi ci alleneremo insieme. Incominceremo con una caccia al tesoro per casa. Allora, siete pronti? Metto la musica. Ora dovrete cercare in giro per casa un oggetto bianco. Ma non andrete di corsa, andrete facendo lo skip, questo. Via, andate a cercare qualcosa di bianco in casa, muovetevi solo facendo lo skip. Io conterò fino a 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Avete trovato qualcosa? Io ho trovato una scarpa bianca. Adesso la prossima cosa da trovare è una cosa blu. E come andrete a cercarla? Facendo una bella calciata. Vi ricordate come si fa? Mani sul sedere e i piedi vanno bene a toccare il sedere. Ok? Ricordo una cosa blu. Pronti? Via! Andate in giro a cercarla con la calciata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Finito il tempo. Avete trovato qualcosa? Io un pacchetto di fazzoletti. Chissà voi cosa avrete trovato. Adesso andiamo a cercare qualcosa di arancione. Questo è difficile. Allora, per andare a cercare qualcosa di arancione, faremo dei saltelli sul piede destro. Allora, questa è la mia gamba destra, tiro sul mio piedino e faccio dei saltelli. Vado in giro per casa. E cerco una cosa arancione saltellando sul piede destro. Pronti? Via! 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, ce l'avete fatta? Io ho trovato una chiavetta USB. E adesso andiamo in giro per casa e cerchiamo un tesoro rosso, una cosa rossa. E saltelliamo sul nostro piede sinistro. Quindi piego il destro. E saltello sul sinistro. Una cosa rossa, eh? Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Io bimbi, stavolta sono stata velocissima, eh? Maglietta rossa e ce l'avevo subito su, non ho avuto bisogno di cercare niente. Adesso, prossima cosa da cercare, una cosa azzurra. E come la cerchiamo? Facendo dei saltelli in accosciata. Mi metto in accosciata e saltello.
Pronti? Una cosa azzurra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trovato? È stato facile? Io ho trovato un gomitolo di cotone azzurro. Chissà voi, sono proprio curiosa. E adesso dobbiamo cercare qualcosa di argento. Quindi come andremo a cercarlo? Facendo il coniglietto. Vi ricordate il coniglietto? Sposto le mani e sposto i piedi. Sposto le mani, sposto i piedi. Pronti? Qualcosa di argento. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e stop! Cosa avete trovato? Secondo me tanti hanno trovato quello che ho trovato io. Delle forbici. Argento, ci si può anche specchiare. Allora, ultimo tesoro da trovare è qualcosa di nero. E per trovarlo dobbiamo fare lo struzzo. Le gambe sono tese, appoggio le mani e cammino. Mi raccomando, la televisione non vale, è troppo grossa per portarla. Pronti con lo struzzo? Qualcosa di nero. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e stop. Cosa avete trovato? Io il telecomando, la televisione no, ma il telecomando sì. Caccia al tesoro finita. Chissà quanti tesori avrete trovato. Eccoci, adesso scaldiamo un pochino le gambette. Allora, ci mettiamo in piedi. Ci mettiamo in piedi con le gambe aperte, le braccia sono in alto e andiamo a toccare il piede destro. Fate a specchio, ok? E stiamo qui 8 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torno con le braccia in alto, mi raccomando, nascondo bene le orecchie e vado a toccare il piede sinistro. 1, 2, 3, gambe tese, 4, 5, 6, 7, 8. Braccia in alto, vado giù in mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Risalgo con le braccia vicino alle orecchie e chiudo le gambe. Facciamo 4 volte, molleggio, piego, piego, stendo, stendo, ok? Voi mi raccomando, toccate a terra con le manine, quando stendo le gambe sono belle tese. Pronti? Via. Piego, piego, stendo, stendo. Piego, piego, stendo, stendo. Piego, piego, stendo, stendo. Ultima volta. Piego, piego, stendo, stendo e rimango lì. Cerco di dare con le labbra un bacino alle ginocchia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi rialzo.
orecchie. Ora apriamo un pochino le gambe, mi raccomando, sedere bello duro, le braccia sono durissime e facciamo delle circonduzioni all'indietro. Braccia sempre tese, tesissime, passano bene vicino alle orecchie, bene vicino alle gambe. E cambiamo senso, quindi adesso vanno da indietro in avanti. Braccia dure, sedere strettissimo. Ok, sciogliamo un pochino le spalle. Ora con le braccia facciamo piego, piego, stendo, stendo. Quando piego i miei gomiti non cadono giù, sono belli alti. Piego, piego, stendo, stendo. Dentro la pancia, piego, piego, stendo, stendo. Piego, piego, stendo, stendo. Piego, piego, stendo, stendo. E stop. Ora sono caldo e sono pronto per fare la trave. Guardate che io l'ho costruita a terra con lo scotch. Fatelo anche voi. Eccoci. Avete costruito la vostra trave? Allora adesso facciamo qualche camminata insieme. Mi raccomando, cosa devo pensare quando sono in trave? Che il mio sedere è durissimo e le mie braccia sono sempre dure, che mi aiutano a stare in equilibrio. Allora, la prima cosa che facciamo è una camminata con le braccia fuori, ok? Stendo la punta, l'appoggio, stendo l'appoggio, stendo l'appoggio, stendo l'appoggio, stendo l'appoggio e mi giro. Ora le braccia sono in alto, vicinissime alle orecchie, e camminiamo sulle punte, su bene i talloni, eh? Ok, adesso facciamo la stessa cosa, ma con gli occhi chiusi. Attenzione a non cadere. Siete caduti? E adesso camminiamo lateralmente, quindi camminate guardando me. Le braccia sono fuori, vado sulle punte, cammino, stringo bene il sedere. Attenzione a non cadere. E adesso ancora torno indietro, guardo sempre me, stringo bene il sedere. Stringo, braccia fuori durissime. E adesso camminiamo in accosciata, giù, le braccia sono avanti belle dure e cammino in accosciata. Attenzione, i piedi sono bene sulla trave e non fuori. Ok, adesso facciamo qualche tenuta. Allora, appoggio la gamba sinistra, piego la destra, guardate, devo essere così. Okay. Appoggio la sinistra, piego la destra, braccia in alto e sto lì 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5 e scendo. Ora provo a rifare la stessa cosa ma con la gamba destra che è tesa e la gamba sinistra che si piega. 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Adesso proviamo a fare la stessa cosa ma andiamo sulla punta del piede sotto. Qua proprio il sedere deve essere durissimo e devo fissare un punto per non cadere. Allora, sotto la gamba destra e pieghiamo la sinistra. Prima andiamo nella nostra posizione e via sulla punta. 1, 2, 3, 4, 5. Difficile, eh? Cambiamo gamba, piegata la sinistra, cioè scusate, tesa la sinistra e pieghiamo la destra. Via sulla punta. 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Questo è proprio difficile. Ora proviamo ad andare sulle punte con tutti e due i piedi.
e le braccia le teniamo vicinissime alle orecchie. Quindi un piedino davanti e uno indietro, decidete voi quale, come siete più comodi. Braccia in alto, vado sulle punte, più che posso vado in alto, nascondo le orecchie, stringo il sedere. 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Adesso torniamo sulle punte come abbiamo fatto ora, ma poi ci giriamo, facciamo un giro in relevé. Allora, metto sempre un piede davanti all'altro, come sono più comoda. Le braccia sono in alto, vado in relevé e giro. Stringo bene il sedere e scendo. Pronti che ne facciamo un altro? Piede davanti che sono più comoda, braccia durissime, vado in relevé e giro. Attenzione che quando si arriva bisogna bene stringere il sedere. Facciamo l'ultimo. Piedini uno davanti all'altro, braccia in alto, vado in relevé sulle punte, giro e stringo bene il sedere all'arrivo. Ok. Allora, adesso invece proviamo a fare la tenuta con la gamba tesa invece che piegata come prima, ok? Allora, la gamba destra rimane per terra e la sinistra la alzo. Le braccia le teniamo giù con le spalle belle aperte. Pronti? Tiro sulla sinistra, tengo 1, 2, 3, 4, 5 e scende. Cambiamo gamba. Sinistra giù, destra sali. Braccia belle tese, spalle aperte. 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Adesso scegliete la gamba che vi è piaciuta di più e proviamo a fare la stessa cosa ma in relevé, ok? Pronti? Tiro sulla gamba tesa e vado sulla punta. 1, 2, 3, 4, 5 e stop. Molto bene, allora adesso proviamo a fare un pennello. Allora, parto bene con un piede davanti all'altro, le braccia sono fuori, ok? Vanno giù, salto e arrivo. Riproviamo, braccia fuori, un piede davanti all'altro, vado giù, salto e arrivo. Fate l'ultima volta voi, pronti? Un piede davanti all'altro, braccia fuori, vado giù, salto e arrivo. Molto bene, ora proviamo a fare il salto del gatto. Il mio piedino è davanti, pronti? E su. Braccia sono sempre fuori, mi aiutano a stare in equilibrio. Pronti ancora? Braccia fuori, piede avanti e via. Piego, piego e arrivo. Provate a rifarlo una volta voi. Pronti? Braccia fuori, via. Piego, piego e arrivo. Benissimo. Allora, adesso direi che per chi vuol provare e per chi non ha costruito la trave proprio vicino a un mobile, potete provare a fare la ruota. Mi raccomando, piedi e mani stanno dentro la trave. Spero vi siate divertiti, buona giornata e buon allenamento.